Italia-Olanda 2000, una semifinale per uno storico europeo. Il sentimento mio personale per la nazionale di quel periodo e anche non quel periodo è sempre stato di amore eterno, perché sono legato alla nazionale fin dai tempi del 93, quando vincemmo l'Under 21. Io entrai in corsa e vincemmo l'Under 21 e per me fu una grande storia d'amore. Era un filino dura da accettare il ruolo di secondo portiere, però mi è stato insegnato anche il rispetto degli altri, il dover malgrado anche accettare e trovarsi pronto, ecco. L'importante è farsi trovare pronti, perché nella vita c'hai sempre una possibilità e quella in questo caso la dovevi sfruttare al meglio. Durante queste interminabili giornate i momenti più belli erano gli allenamenti, perché si affrontano col massimo della passione e col massimo dell'allegria. Ti dico solo che in spogliatoio ci stavamo il tempo necessario per mettersi le scarpe da calcio, poi subito fuori a fare il torello e a prenderci in giro e aspettare il mister che ti dà le istruzioni dell'allenamento. E poi è un divertimento unico. I momenti in cui non giocavamo a calcio li passavamo guardando qualche film, e ovviamente giocando a carte. Però la cosa che mi piace più ricordare per me della vigilia di quella partita è lo studio sui rigori che feci. All'epoca c'erano i DVD e mi sono ammazzato i DVD di avversari, quindi li ho studiati un attimino tutti e più o meno le caratteristiche le conoscevo. La musica che ascoltavamo per me era importantissima, perché partivamo dall'albergo e ti ascoltavi con l'iPod, quello degli anni or sono, quindi del 2000, che tecnologicamente sono ere indietro, con la rotellina che andava indietro, e ti selezionavi la tua playlist preferita e immancabilmente c'era il Liga con le sue canzoni, dove Balliamo sul mondo, poi vabbè adesso non è che mi ricordo tutti i titoli, e Bar Mario, sono quelle legate alla mia infanzia. E poi ascoltavo anche molto Piero Pelù, che era scatenato, ti dava una botta di adrenalina pazzesca, e quella era una consuetudine. Ce l'ho ancora quell'iPod, l'ho tenuto e mi fa specie vederlo, perché adesso l'ascolti diversamente la musica, basta un'occhiata all'iPhone e ti ascolti le tue canzoni. È difficile dividere, per me che sono stato un portiere, l'allenatore dall'ex portiere che è stato Dino Zoff. E vederlo come allenatore fa strano, però ha trasmesso quella normalità tipica dei portieri. Sai che quando si è ragazzini si cerca di fare qualche lavoretto per avere qualche soldino in tasca, no? Allora facevo il cameriere qui a Padova e me lo sono trovato all'inaugurazione di un grande albergo. Avevo un vassoio in mano pieno di bicchieri vuoti e dovevo stare attento perché rischiavo di farli cadere tutti, però non mi è mancato il coraggio di andare a salutarlo e di spiegargli che io ero un portiere, e all'epoca un portiere di provincia, e dentro me ho pensato: ti rincontrerò e ti rincontrerò su altre situazioni più importanti, e così è stato. La partita con l'Olanda in particolare credo sia una delle partite più leggendarie che l'Italia sportiva abbia visto del calcio. E solamente al pensiero che 6 rigori hanno calciato e hanno fatto solamente un gol, rimane tra le statistiche. Mi sembrava di giocare contro il Barcellona, perché tanti giocatori olandesi si trasferiscono nel Barcellona e quando loro hanno un possesso di palla, ragazzi, te la nascondono. A livello di gioco loro erano superiori, ma a livello di singoli no. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ragazzi, noi cerchiamo di fare del nostro meglio, il meglio che possiamo, poi arriviamo dove arriviamo. Di più non potevamo fare, perché ci hanno espulso Zambrotta dopo mezz'ora e via un uomo. Già eravamo in difficoltà a livello di gioco, ahimè. Ci hanno tolto anche un uomo, era scritto che dovevamo difenderci fino all'ultimo. E l'abbiamo fatto bene. La sera prima sapevo già tutto, mi sono immaginato come potesse andare
la partita, ma non in generale, nei particolari. E mi sono immaginato che saremmo andati ai rigori e che avrei parato tutto. Questo sì, è stata con il mio amico Alberto, che, col quale facevamo diverse telefonate, e lui mi diceva: Francesco, guarda che domani è il tuo giorno, parleranno tutti di te, farai disastri lì, parerai tutto. E una convinzione tira l'altra ed è successo quello che ho immaginato in testa, è per quello che ho visto tutti i rigori ed è per quello che mi sono immaginato di condizionarli. Ecco, a me è riuscito bene. Io ho pensato subito a quello che mi sono visualizzato la sera prima. Debore sinistro, e in genere i sinistri, se non sono proprio matti, incrociano. Poi in quella situazione 0-0, partita abbastanza tesa, ovviamente ha incrociato, e io sono 1,96 m, un po' come Donnarumma adesso, se indovini la parte devi prenderla. E da lì abbiamo cominciato a distruggerli mentalmente, perché loro, man mano che passava il tempo, non sapevano come fare. Il secondo rigore, se ben ricordo, l'ha tirato Patrick Kluivert ed era molto difficile, perché lui aveva della tecnica incredibile, è uno dei giocatori più forti di quell'Olanda. Io e Kluivert ci siamo guardati fino in fondo. Sapevo che mi avrebbe guardato e sono rimasto fermo, perché ho detto: secondo me lui guarda fino in fondo cosa faccio io. E quella è stata un po' la forza, perché lui in quel momento ha dovuto all'ultimo istante, millesimo di secondo, abbassare lo sguardo verso il pallone. Ha ancora visto che io ero fermo e ha dovuto allargarlo, allargandolo quel poco che ha preso il palo. Sapevo che Francesco poteva calciarlo anche in quella maniera, perché durante gli allenamenti ci si prende in giro, e un modo di prendersi in giro è far lo scavino al portiere. Però ripeterlo durante una partita ufficiale è dura, perché devi essere sicuro al 100%. Quindi Francesco è stato un genio, come lo sono stati altri giocatori. A quei giocatori è difficile condizionarli, ce ne sono una decina nei tempi moderni, ti parlo di Baggio, Del Piero, Totti, Pirlo, questa gente che non glieli prendi i rigori. Un po' di rammarico per la finale persa c'è, questo indubbio, da parte di tutti. Non si può nascondere che una finale persa alla fine sia una sconfitta, per carità. E trovo sbagliato che farla diventare una tragedia sportiva, e invece trovo molto corretto che rimanga un grande europeo dove siamo arrivati secondi. Purtroppo però abbiamo pagato in quella partita la stanchezza della partita con l'Olanda. Avremmo dovuto vincerla noi.